proprio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, un luogo importante e prezioso, perché qui il 20 settembre del 1918 Padre Pio ricevette le stimmate. Oggi il crocifisso si trova giù nella cripta di Santa Maria delle Grazie accanto a Padre Pio, da quando è cominciato questo periodo triste per tutti noi della pandemia. Quel giorno Padre Pio indossava il suo abito, questo abito. E vogliamo raccontarvi in questo luogo un altro giorno di passione di Padre Pio, il 12 febbraio del 1963. Quel giorno era un venerdì, Padre Pio si trovava nella sua stanza con qualche confratello e cominciò a piangere, dicendo: io a Pasqua non ci arrivo, non ne posso proprio più. I confratelli che erano presenti utilizzarono delle parole di incoraggiamento nei confronti di Padre Pio, che rispose: non ne posso più, mi sento colpito da ogni parte, dai colpi del maligno, la mia vita è tutto un fuoco. Dopo aver indossato l'abito da notte, era passata ormai la mezzanotte, Padre Pio cominciò a piangere di nuovo per la seconda volta. Il frate assistente gli disse: ma padre, è passato ormai il venerdì. E lui subito aggiunse: ma di venerdì ce n'è uno ogni settimana. E ancora si avvicinava l'alba, e intanto i figli spirituali devoti erano già sotto la sua cella, quindi si sentiva la gente che lo chiamava. E ad un certo punto Padre Pio, sempre a letto, era ancora a letto, cominciò a piangere per la terza volta. Si portò le lenzuola sopra il capo e disse: dite a tutti che domani Padre Pio non scende.